E il cinema è quel posto dove vai, compri un biglietto e poi trovi uno che te lo strappa. Quello è il cinema, no? O me sbaglio? No, il cinema è un modo di esprimersi, chiaro, evidente, l'hanno detto tutti, per poter raccontare. E come dicevo ieri, il cinema però, purtroppo, secondo me, solo pochi hanno il privilegio o la fortuna di poter fare il cinema, il vero cinema, come vogliono. E gli altri non possono, anche se vogliono farlo, non possono perché ci sono, sai, delle cose politiche, dei ricatti, eccetera, eccetera. Quindi non puoi più quasi mai fare il cinema, veramente cinema. Ma una volta si faceva il cinema, una volta sì. Oggi secondo me non si fa più il cinema, si fanno altre cose. Quindi diciamo la vecchia questione, cioè tu il cinema lo fai comunque per te stesso. Sì, lo faccio perché, come dico sempre, ho bisogno di raccontare una storia. Lo racconto sempre, quella cosa che mi ha fatto riflettere molto quando stavamo, ho raccontato spesso, più di una volta, quando giravamo il Decamerone con Tonino delle Rigolli, Pasolini teneva la macchina a spalla, girava Ciappelletto, che era mio fratello, che andava di spalle in un vicolo di Bolzano, camminava e Pasolini con la macchina a mano andava dietro per riprendere Franco che camminava di spalle. E a un certo punto finì la pellicola. E la macchina l'ha presa, anche se faceva un rumore, e Tonino De Ligolli disse: dottore, dottore, è finita la pellicola. E Pasolini disse: uguale, uguale, e seguitava ad andare avanti. Quindi la verità, ho capito che la verità era lì, non era la pellicola, capisci? Quindi il cinema, non so se è bello o brutto, che uno, ognuno di noi lo interpreta come vuole, ma è importante, secondo me, raccontare quello che uno ha bisogno di raccontare. Allora è cinema.